Ciao, eccoci arrivati all'ultimo brano che analizzeremo della Gerusalemme liberata di Tasso. Rimando ovviamente a tutti i precedenti episodi importanti che precedono questo brano alle altre video lezioni che abbiamo fatto. Entriamo nel dettaglio, sempre seguendo la presentazione che troverai nel materiale didattico, compreso il testo che si trova sempre nel materiale didattico del nostro registro elettronico. Questo episodio è particolarmente importante perché rappresenta proprio la matura, definitiva, no? Crescita del nostro personaggio, di Rinaldo, che effettivamente è il paladino che possiamo dire fa la differenza nella compagine cristiana. Cosa è successo prima? Si è confessato, è stato prima aiutato ad uscire dal giardino fatato di Armida, si è tornato verso Gerusalemme, si è confessato da Pietro l'Eremita, è salito sul Monte Oliveto dopo aver passato un'intera notte in meditazione, in preghiera, è salito sul Monte Oliveto e lì ha operato la definitiva purificazione. Quindi ha riassettato quello che è il suo sistema valoriale e ora è chiamato da Goffredo di Bouillon ad entrare dentro la selva per il motivo tecnico, è quello appunto sempre di fare legna per l'assedio, di operare insomma, sempre per la conquista della città di Gerusalemme. Ma questo episodio effettivamente si carica di una valenza ben più profonda del dato tecnico, no? È un ritorno davanti alle passioni. Ecco, infatti c'è una focalizzazione che è tutta interna al personaggio. Abbiamo visto come in generale nel romanzo, nel poema epico, prevale la focalizzazione esterna, ma ovviamente Tasso non disdegna di entrare dentro la testa, dei personaggi e farci vedere tutte le vicende attraverso ai loro occhi. In questo caso serve ovviamente per creare suspense. Il lettore vuole veramente capire se è maturato, se è cresciuto, se si è trasformato in qualcun altro questo personaggio così importante e quindi vuole andare a vedere come funziona, come va a finire. A Rinaldo si presenta un paesaggio che è idillico, è un locus amenus, un posto bello, secondo quello che è la tradizione classica. Al centro di questo bel posto, di questo bel luogo, si trova un mirto che da sempre la tradizione classica ha affiancato alla divinità Venere, ovviamente dea dell'amore. La tematica, la dimensione è sempre la stessa, non cambia nulla rispetto a prima, cioè leggiamo questa ottava 26, tutto il brano va da 25 a 38, che troverai in fotocopia appunto, ma ovviamente ho scelto per questa video lezione soltanto alcune ottave. Le leggiamo come sempre in testo originale a sinistra con la parafrasi a destra, potrai ovviamente studiarle tutte nel dettaglio. Il guerriero, fermo in quella gran radura, fissa lo sguardo a novità più sorprendenti. Gli appare una quercia che, incisa di per sé e feconda, apre il suo ventre vuoto e partorisce, e ne esce fuori una ninfa già grande, vestita stranamente. Oh, che meraviglia! E vede poi altre 100 piante che producono dal loro ventre gravido altrettante ninfe. Siamo sempre, ormai l'avrai capito, siamo sempre nel meraviglioso cristiano. È una magia che appunto viene accettata da Tasso in primo luogo e dai suoi lettori, ascoltatori. Rimando alla video lezione sul meraviglioso cristiano per capire di cosa stiamo parlando. Ecco, ma è un evento assolutamente prodigioso. 100 querce producono, si trasformano, partoriscono, il termine che viene utilizzato qui ovviamente è inquietante, dei vegetali che partoriscono degli esseri invece viventi, delle ninfe, vedremo viventi in che senso. Che cosa vuol dire questo? Che si ripropone una situazione sensualmente allettante per il nostro eroe. La sua colpa qual era stata? Era stata quella di lasciarsi irretire dalle malie sensuali e fatate e magiche della maga Armida. E quindi ovviamente adesso Tasso vuole ripresentare il nostro personaggio in un contesto analogo per far vedere, far capire se veramente è migliorato, se si è trasformato, se in qualche modo è adesso capace di rispondere alle tentazioni.
Ecco, e quindi si ripropone una situazione in tutto e per tutto analoga a quella già presentatasi prima, quando era stato bloccato dagli incantesimi di Armida. Le ninfe ovviamente sono vestite per rendere in maniera più evidente questa allegoria, sono vestite in maniera succinta, hanno ovviamente degli strumenti musicali, iniziano a danzare, iniziano a cantare e invitano, no? Veramente proprio come delle sirene, invitano Rinaldo ad avvicinarsi alla loro signora, così la chiamano, che, dicono loro, è ancora innamorata perdutamente di lui. Ovviamente sappiamo quanto può essere sospetto quest'affermazione. Dal Mirto. Analogamente a quanto avvenuto per le querce, appare una donna che, attenzione, le parole di Tasso sono pesate, cioè assomigliava appieno nel falso aspetto Angelica Beltade, cioè che nel falso aspetto, nell'aspetto appunto che ha qualcosa di strano, rappresenta Armida. Rinaldo così la riconosce, ma evidentemente con una presentazione del genere il narratore subito mette le mani avanti, quasi invita il lettore ad avere ancora più attenzione, ad avere un minimo di sospetto di fronte a ciò che appare, no? È il solito grande dilemma che poi diventerà centrale nel Seicento fra la verità e l'apparenza, la realtà e quello che sembra essere la realtà. La maga cerca ancora di irradiare con le sue malie un po' femmine, un po' demoniache, il nostro eroe. Ma il cavaliere, no, che è diventato molto accorto, romanzo di formazione, ma in qualche modo sì, no, è diventato molto più maturo, è cresciuto interiormente, non crudele. Perché non rinnega ovviamente quel sentimento che lo ha legato a questa donna, ma non vi attende più, non ci sta più attento, non è più accorto a questo, a queste seduzioni. E infatti, interessante come dal punto di vista somatico, stringe in mano la spada, no? Segno di questa acquisita consapevolezza del bene e del male. Armida si interpone col proprio corpo davanti al Mirto e quindi lo vuole difendere a tutti i costi e quindi prega insistentemente a Rinaldo di non colpirlo, ma attenzione, l'ottava è centrale, l'ottava 35 è importantissimo, ma Rinaldo alza il ferro e non si preoccupa delle preghiere della donna. Lei si trasforma, ecco lì. E questo sarà il verbo centrale del Seicento, ma sì, diciamo di sì, no? Le metamorfosi che erano già state evidentemente frequentate nella letteratura classica, pensiamo ad Ovidio, ma che diventano centrali, evidentemente nel Seicento diventano l'asse portante dell'arte in generale, figurativa e non. Ma lei si trasforma, oh che orrendi mostri, ancora una volta queste parentesi che sono esclamazioni concitate del narratore che non fanno altro che portarci dentro l'ambiente, farci entrare dentro la testa di Rinaldo, abbiamo parlato più e più volte di questi interventi, a volte sono indicazioni di regia del narratore che sono profondamente diversi rispetto ad Ariosto. Tasso ha un'altra finalità. Proprio come quando il sogno con rapido mutamento mostra una figura da cui ne nasce un'altra. Così la donna ingrossò le sue membra e la faccia tornò scura, vi sparirono il bianco e il rosato, no? Crebbe fino a diventare un altissimo gigante con 100 armate braccia, divenne un Breareo, che è un gigante mitologico che normalmente viene rappresentato con 100 mani. Ecco, proprio in questa seconda parte dell'ottava rivela Tasso la vera identità del personaggio, la maga. Si rivela per quello che è un'illusione demoniaca. Ricordiamo che la maga non c'è lì, la maga è in questo momento in viaggio verso un'altra zona, ma ecco, ha lasciato questo ulteriore incantesimo a difesa del Mirto. E allora i dubbi qui non sussistono più, non c'è più il sospetto, non c'è più la ipotetica seduzione, qui c'è la realtà, il bene, Rinaldo, sta combattendo contro il male. E infatti continua a colpire il Mirto, non ha pietà, non ha discussione, anche su questo torneremo, non si mette a dialogare, non si fa impietosire, colpisce più e più volte il tronco, no? Perché ovviamente il male non ha più effetto
su di lui, no? Non si fa spaventare dalle metamorfosi delle ninfe, non si fa spaventare dal mostro che vede, che evidentemente rimandano tutti alla sfera dell'Eros. Sopra il turbato ciel, sotto la terra tuona e fulmina quello e trema questa. E quindi anche gli agenti atmosferici in qualche modo partecipano della malia, dell'incantesimo di Armida. Ma ecco, è importante questa seconda parte. Sappiamo che è proprio il respiro tradizionale dell'ottava, quella di essere quasi naturalmente divisa in due quando serve, evidentemente. Ma fortemente avversativo, messo lì a metà dell'ottava 37, ma pur mai colpo il cavaliere, non erra, non smette mai. Il cavaliere Rinaldo non sbaglia nessun colpo, no, neanche si ferma. Abbatte il noce. Ecco, mi interessa come mettere in rilievo qui alcuni punti, appunto questo fatto, il fatto che Rinaldo non si ferma mai, non ha titubanze. Ecco, non ha titubanze come invece tituba fortissimamente, vabbè, facendo paralleli così come più o meno ci vengono alla memoria Orlando quando riconosce nella grotta la grafia di Angelica, stiamo ovviamente parlando dell'Orlando furioso di Ariosto, come non tituba, possiamo dire dopo il secondo canto dell'Inferno, Dante. Io non Enea, non Paolo sono, dirà Dante nel secondo canto, avendo paura, e dopo l'incitamento di Virgilio si muove speditamente verso l'obiettivo del suo viaggio. Allo stesso modo Rinaldo, che appunto in qualche modo è una figura parallela a Dante, che si è perso nella selva oscura, nel giardino incantato di Armida, si è confessato, si è convertito, si è pentito del male compiuto e adesso non tituba più, quindi non si ferma, spacca tutto, spacca quello che è il centro nevralgico, il centro malefico di questo giardino. Tronca la noce, è noce, e mirto parve. Attenzione, interessante questo verso, no? Che presenta questa trasformazione ulteriore, no? Il mirto dal quale è uscito appunto Armida, e Armida che non è Armida, e il mirto che in realtà è un albero di noce. Insomma, è tutto un gioco di specchi riflessi in cui veramente capire cosa è vero e cosa è falso, cosa è incantato, cosa è stregato e cosa è reale, ovviamente è complicato. E davanti a questa complicazione, Rinaldo ha la soluzione finale: distruggere tutto. Interessante questo chiasmo, no? È noce e mirto parve. È tutto completamente imbricato, collegato, no? Sovrapposto la realtà e la falsità. Noce è ovviamente una pianta cara alle streghe, mirto abbiamo visto essere una pianta cara a Venere. Rinaldo rompe questa pianta alla radice. Qui l'incanto finì e sparirono i fantasmi. Questo è il punto finale della lotta di Rinaldo. Una volta troncata l'origine del male, il male sparisce. Torna infatti il sereno, anche gli agenti atmosferici partecipano di questo correlativo oggettivo, abbastanza banale da individuare, correlativo oggettivo di questa riappacificazione col mondo è proprio il ritorno al tempo sereno, l'aura cheta, torna alla selva, al naturale lo stato, ecco, lo stato naturale della selva che era stato alterato dagli incantesimi della maga. Non di incanti terribili né lieta, pieno d'orrore, ma dell'orrore innato, non terribili di incanti neppure lieta, piena di orrore, ma dell'orrore innato. Il vincitore Rinaldo verifica che ci siano altri ostacoli, quindi, come dire, pulisce, sanifica il luogo imbrattato dal male. E a che il bosco possa essere abbattuto, poi sorride e dice tra sé: o vane apparizioni e folle, chi si lascia fermare da voi? Ha capito. Ormai la presa di coscienza è totale e si concreta in queste uniche, attenzione, espressioni che troviamo in bocca all'eroe. E infatti, concludendo, tutte le delizie della selva appunto si trasformano in apparizioni, in quello che sembrano e non sono.
Le ninfe prima, Armida poi, lo stesso tempo, le nubi, il cielo, eccetera, eccetera. Ma Rinaldo non si spaventa, Rinaldo non ha più paura, no? Non tituba nel distruggere la pianta, ho messo io donna, mostro, ma è difficile capire cosa sia. Ed è importante appunto tornare su queste ultime parole di Rinaldo, perché? Perché ovviamente ha capito qual è il suo errore, si è convertito, si è pentito, si è confessato, attenzione all'intento catechetico che quel brano, appunto Rinaldo sul Monte Oliveto, contiene. E quindi è interessante perché non dialoga con nessuna delle tentazioni, apparizioni che gli si presentano innanzi. E questo qua, adesso senza riportarci in ambiti che non sono quelli dell'italiano in senso stretto, però è il consiglio che i padri spirituali da sempre danno agli uomini per vincere le tentazioni sensuali. Non dialogare, no? Abbi il coraggio di non dialogare con le tentazioni. Fuggi. Meglio fuggire davanti alla tentazione, ed è questo che fa Rinaldo, taglia corto alla radice, taglia questa pianta maledetta e risolve. E infatti le uniche parole che pronuncia in tutto il brano, questo se ci torni sopra con calma lo vedrai, non dialoga con le ninfe dicendo ma non è che forse effettivamente Armida è ancora innamorata, non parla con Armida dicendo ma se tu fossi più buona, se tu smettessi, non dialoga mai. L'unica frase che pronuncia è proprio questa, l'ultima che chiude l'ottava 38, cioè o vane sembianze e folle chi per voi rimane. No? Folle, folle che è un altro di questi aggettivi danteschi che segue, no? Il 26° canto dell'Inferno, Ulisse, il folle volo, eccetera, eccetera, eccetera. Non apriamo parentesi inutili, ma mi sembra interessante notare dei paralleli che comunque non mi sembrano peregrini, ecco, non mi sembrano così astrosi. Le uniche parole che pronuncia Rinaldo sono queste di chiarezza di coscienza, no? Le sembianze, le apparizioni, le apparenze che ha avuto sono vane, inutili. Tutto quello in cui ha creduto nell'ultimo periodo della sua vita è sbagliato, è folle, appunto, no? Chi si vuole fermare nella propria impresa, interessante questa parafrasi che in realtà appunto impresa non c'è, però impresa ci suona, no? L'impresa della crociata, l'impresa della vita, ecco, è veramente folle. Chi per causa vostra di queste apparenze inutili si ferma nella realizzazione del proprio sogno esistenziale. Ci riguarderemo l'analogo episodio di Tancredi che dopo aver, suo malgrado, ucciso la donna amata, torna nella foresta ancora una volta per fare la legna per ricostruire la torre d'assedio che Clorinda stessa aveva distrutto. Ecco, Tancredi non riesce in questa impresa che, ripeto, è del tutto parallela. Tornano entrambi gli eroi, Rinaldo e Tancredi, in due foreste, in due luoghi che in qualche modo rimandano alle loro esperienze sentimentali precedenti. Lì dove Rinaldo, l'abbiamo appena visto, riesce, Tancredi invece non è riuscito a portare a termine la sua impresa. Il rimorso della uccisione di Clorinda nel duello notturno gli impedisce. Cosa vuol dire questo? Che la confessione dei propri peccati, la conversione, il pentimento e anche appunto questa piccola penitenza che si compie dopo il sacramento della confessione sono importanti. Fanno la differenza, no? Attenzione, rimane sempre questo intento di lasciare buona dottrina dietro le parole. I protestanti, evidentemente, si confessano con Dio, non i cattolici, no? Si confessano direttamente con Dio, ma io i miei peccati li dico direttamente a Dio. No. Il Concilio di Trento ha ribadito che la confessione deve essere auricolare, deve essere con la presenza di un sacerdote. Pietro l'Eremita, questo è per Rinaldo. Tutto questo processo Tancredi non l'ha vissuto e infatti non riesce nella sua impresa.
Anche questo è un messaggio neanche troppo subliminale perché gli episodi sono assolutamente paralleli e individuabili dal lettore. Quindi, in conclusione, questo episodio che si situa appunto nel 18° canto, in tutto la Gerusalemme sono 20, per cui siamo in conclusione, ecco, rappresenta certamente uno dei momenti di risoluzione, cioè da questo momento in poi i processi di miglioramento prevarranno, evidentemente per la compagine cristiana che arriverà alla conquista di Gerusalemme. Cosa vuol dire questo? Che appunto la sfera religiosa, cioè tutte quelle forze centripete, non centrifughe, ma centripete, che ovviamente costituiscono l'unità dell'opera e costituiscono diciamo, l'impresa, lo scopo finale della Ket, per riprendere il termine che abbiamo utilizzato nelle lezioni legate ad Ariosto, vincono, prevalgono su tutte quelle devianze possibili, no? Nel poema abbiamo sentito parlare di compagni erranti con con il duplice significato, no? Di vagare di qua e di là, ma anche di sbagliare. Rinaldo aveva sbagliato, ma è stato capace di tornare con l'aiuto di amici, con l'aiuto della grazia di Dio, è stato capace di tornare sui propri passi e riacquisire quello che è il sistema valoriale, giusto, corretto, bene, male, e agire di conseguenza. E quindi è evidente che nei canti successivi a questo, sono un paio appunto, nei canti successivi a questo la compagine cristiana arriverà alla conquista definitiva di Gerusalemme, che ovviamente costituisce l'obiettivo ultimo dell'opera. Ed è quindi qua che ci salutiamo nell'analisi dell'ultimo brano. Seguirà un incontro sul bifrontismo, che è un po' la sintesi finale dell'opera, ma questo ultimo brano mi sembrava importante sottolinearlo per l'importanza che ha nell'economia generale dell'opera. Alla prossima.